Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo, nostra Pasqua e nostra pace, sia con voi. E con il tuo spirito. Alleluia, sorelle e fratelli, Cristo è risorto. Questa è la nostra certezza, la nostra gioia, questa è la nostra fede. Tanto è grande questa certezza che la Chiesa celebra questo giorno per 8 giorni, come se fosse un unico grande giorno, appunto l'ottava di Pasqua. Amiche e amici di Televallassina, cantiamo l'alleluia della vita quando tutto è bello e gioioso, ma cantiamo anche l'alleluia della morte quando, pur tra le lacrime e il dolore, inneggiamo la vita che non muore, anche in questo tempo di emergenza sanitaria a causa del coronavirus. È l'alleluia della Pasqua, del crocifisso risorto che ha vinto la morte. Cantiamo l'alleluia di chi crede, di chi ha visto il santo sepolcro vuoto, di chi ha incontrato il risorto sulla strada di Emmaus. Ma cantiamo anche l'alleluia per chi non ha fede, per chi è avvolto da dubbi e incertezze. Cantiamo l'alleluia della vita che volge al termine, del viandante che passa, del malato, del depresso, di chi vive questa emergenza sanitaria con la paura per il futuro, di chi vive in ristrettezze economiche, dei poveri e dei soli, per imparare a cantare l'alleluia del cielo, l'alleluia dell'eternità. Alleluia, sorelle e fratelli, Cristo è davvero risorto. Lui ha parole di vita eterna. Per questo, anche oggi, ascoltiamo la sua divina parola. Marco 16, 1-7. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono oli aromatici per andare a ungere il Signore Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Come prova della tua risurrezione, Signore Gesù, tu mi offri un sepolcro, il santo sepolcro vuoto. È il principio della fede. Non mi chiedi una fede che scaturisca dal vederti vivo, ma dal mistero di un sepolcro vuoto. La fede deve radicarsi nel mio cuore attraverso un gesto di accettazione nel buio. Le nostre crisi di fede, che altro sono se non esplosioni di superbia? È l'orgoglio che ci impedisce di vederti. Per lasciarti entrare risorto nella mia vita, per ascoltare la tua voce che mi assicura «Io sono la vita», devo mettermi dietro a te per un cammino di fede, un cammino che comincia con umiltà, con l'adorazione della fede. È questo il mio dono di Pasqua, la mia risposta semplice e adorante al dono della tua risurrezione. Soltanto così potrò capire un po' di più e il tuo mistero di salvezza potrà mettermi dentro la purezza e la gioia della tua Pasqua. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. San Paolo Apostolo ai Cristiani di Roma scrive:
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Sorelle e fratelli, concittadini dei santi e familiari di Dio, avendo come pietra ad angolo lo stesso Cristo Gesù ed edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, grati per il dono del santo battesimo, insieme professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, uomo della croce, Signore della risurrezione, noi veniamo alla tua Pasqua come pellegrini assetati di acque vive. Mostrati a noi nella gloria mite del sacro legno della tua croce. Mostrati a noi nel fulgore pieno della tua risurrezione. Gesù, uomo della croce, Signore della risurrezione, noi ti chiediamo di insegnarci l'amore che ci fa imitatori del Padre, la sapienza dello Spirito Santo che fa buona la vita, la speranza che apre all'attesa nel mondo futuro. Signore Gesù, stella del Golgota, gloria di Gerusalemme ed ogni città dell'uomo, insegnaci per sempre la legge dell'amore, la legge nuova che rinnova per sempre la storia dell'uomo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Sorelle e fratelli, domenica di risurrezione è l'amore che corre veloce. Corre Santa Maria di Magdala e corre anche San Pietro, ma il Signore non c'è, non è più là. Beata assenza, beata speranza. E corre anche l'altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti, ma non ha bisogno di entrare. Il cuore già sa la verità che gli occhi raggiungono più tardi. Il cuore più veloce di uno sguardo. Signore risorto, accelera la nostra corsa, sposta via i nostri macigni, regalaci sguardi di fede ed amore. Signore Gesù, trascinaci fuori dai nostri sepolcri e da questa epidemia di coronavirus e rivestici della vita che non muore, come facesti il giorno del nostro santo battesimo, il giorno in cui, per la prima volta, con la bocca dei nostri genitori, del nostro padrino e della nostra madrina, insieme a tutta la Chiesa, abbiamo osato dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Così ha detto il Papa San Giovanni Paolo II. È legittimo pensare che, verosimilmente, la madre sia stata la prima persona a cui Gesù risorto è apparso. L'assenza di Maria dal gruppo delle donne che all'alba si reca al sepolcro non potrebbe forse costituire un indizio del fatto che ella aveva già incontrato suo figlio risorto? Questa deduzione troverebbe conferma anche nel dato che le prime testimoni della risurrezione, per volere di Gesù, sono state le donne, le quali erano rimaste fedeli ai piedi della croce e quindi più salde nella fede. Per questo, dopo aver ringraziato e pregato la Santissima Trinità,
per il dono della Pasqua, cioè della passione, morte, sepoltura, discesa agli inferi, risurrezione e ascensione al cielo di Gesù Cristo, vogliamo ora invocare la Vergine Maria, colei che Gesù, dalla Santa Croce, ci ha donato come madre, perché ci aiuti a tenere sempre accesa la fiamma della nostra fede e a spandere il profumo del nostro amore. Guidati dal Papa Emerito Benedetto XVI, lodiamo la Madre del Risorto, eseguendo insieme il canto mariano per il sacro tempo di Pasqua per eccellenza, il Regina Cieli. Regina Cieli, lodare, alleluia, quia, quae meruis ti portare, alleluia, resurrexit, sic ut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus veri, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, Perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi accompagni con la sua grazia, vi custodisca nel suo amore e vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia, sorelle e fratelli, Cristo è risorto. Alleluia, alleluia. Santa Pasqua a te e ai tuoi cari. Alleluia.